Ciao ragazze, bentornate su Dress Your Home. A chi non piacerebbe cambiare casa e vivere ogni volta in un ambiente, in un'atmosfera diversa, rinnovando insomma i locali, l'arredamento, eccetera? Purtroppo non si può, o almeno non tutti possono permetterselo. Quindi oggi scopriremo insieme tanti trucchetti, soprattutto low cost, per poter rinnovare e rinfrescare ogni volta la vostra abitazione. La prima parola d'ordine per questi cambiamenti è la cromoterapia, ovvero il cambiare colore alla vostra casa. Bene, direte, bello, semplice, ogni volta devo chiamare una ditta che viene lì, deve dipingere la polvere, lo sporco. Attenzione, è molto molto semplice perché dovete procedere per gradi. Prima di tutto sceglierete magari una parete particolare alla quale dare un colore particolare. Ripetiamo. E poi vi basterà appunto andare nel negozio più vicino a casa vostra di bricolage e prendere una vernice lavabile colorata. Come potete procedere? Prima di tutto magari potete scegliere di dipingere una sola parete a contrasto con le altre, per esempio, non lo so, quella dietro al divano piuttosto che quella dietro alla TV, quindi scegliere e lì andare con un bel colore deciso che immediatamente diventa il protagonista della casa. Oppure addirittura potete scegliere di dipingere ogni parete di un colore diverso. Mi raccomando, in quel caso i colori devono stare bene tra di loro, non essere troppo a contrasto in questo caso. O ancora, l'ultimo modo può essere quello di dipingere a due le pareti, quindi magari le due laterali di un colore e le altre due a contrasto di un altro. Vedrete che immediatamente la casa vi sembrerà fresca e rinnovata. E se invece non avete voglia di impiastricciarvi con tutte queste tinte e questi cambi colore in casa, bene, calate le tende. Sì ragazze, parliamo proprio delle tende. Le tende danno tanto carattere alla vostra abitazione, soprattutto perché modulano l'ingresso della luce all'interno della vostra casa. Quindi se parliamo di finestre, porte finestre, insomma tutto quello che ha un vetro. In questo caso potete giocare appunto con stoffe, sovrapposizioni e colori che quasi ricorderanno delle pareti a loro volta. Veniamo al prossimo trucco, focalizzarsi sui dettagli. Quindi la parola d'ordine è complementi d'arredo. Che siano i cuscini, i quadretti, un nuovo set per il bagno, piuttosto che un nuovissimo svuotatasche. Ragazze, anche in un appartamento dove sembra appunto che non sia cambiato nulla, provate a cambiare magari tutti i cuscini del divano, a cambiare le tinte, a giocare con queste tinte, magari nelle varie stagioni, in primavera quindi avrete dei colori più pastello, in estate tinte più forti, in inverno più calde e in autunno delle tinte un pochino più calde, ma sul rosso, sul marrone, quindi colori molto forti, vedrete che immediatamente ci sarà un cambiamento radicale nella vostra casa e se ne accorgeranno anche i vostri ospiti. La stessa cosa vale per il bagno, ma anche per le altre stanze. Così avete anche una scusa per girare in quei negozietti che tanto adoriamo di cose per la casa e iniziare a scegliere. Se poi proprio non hai voglia oppure il tuo budget è tirato all'osso, allora le parole d'ordine sono do it yourself. Ovvero il decoupage, ragazze, quindi rinnovate, cambiate, dipingete. Potete prendere spunto da tantissime immagini che troviamo su internet, da Pinterest in primis o comunque da Instagram, anche da Google Immagini. Provate a digitare quello di cui avete bisogno, quello che vorreste realizzare e immediatamente vi si aprirà un mondo. Un'altra parola d'ordine è illuminare. Ragazzi, le luci sono importantissime, cambiano in un attimo l'aspetto della vostra abitazione. Già cambiando l'intensità delle vostre lampadine, noterete immediatamente un'atmosfera diversa in casa. Potete anche provare a spostare le lampade, magari a prendere delle piantane piuttosto che appoggiarle su un tavolo e vedere appunto se la luce può essere funzionale. Se poi potete permettervelo o volete fare un investimento, vi consiglio anche di passare alle luci LED per chi vuole ovviamente un'atmosfera più moderna che immediatamente appunto darà questo tocco ricercato. Un altro trucchetto per rinnovare immediatamente il vostro nido è quello di utilizzare quadri e cornici. Sicuramente ne avete ricevuti a quintalate durante la vostra vita, molte di queste non vi piacciono, non sapete come utilizzarle. Bene, è arrivato il momento di utilizzare le mani. Quindi, se c'è una cornice che non vi piace, immediatamente potete cambiare il colore e cercare appunto di dargli un tocco minimal, se il vostro stile è appunto minimal, o un tocco più vivace e più ricercato per le altre tipologie di stili. In questo caso, una parete che vi sembra vuota, triste, arricchita con tante cornici di varie misure, varie forme, appunto potete creare una gallery wall che adesso è tanto in voga in questo momento, sicuramente non passerà inosservata. Ok, ho capito ragazze, non volete dipingere le pareti, non volete mettere le tende, non volete comprare neanche una cornice. E allora che si fa? Semplice, riposizionate tutto quello che avete in casa.
Bene, sì, parlo anche dei mobili un po' più grossi. Spostate, rivedete, riposizionate, immediatamente vi sembrerà di entrare in un'altra casa. Provare per credere. E visto che adesso è in voga lo stile less is more, se avete una casa anche troppo piena e volete rinnovarla, vi basterà eliminare tutti gli oggetti con pattern troppo importanti, fantasie, elementi texturati, insomma, e passare a qualcosa di più minimal, favorendo solo quegli oggetti che hanno delle forme più particolari, lineari e lisce. In questo modo immediatamente darete un aspetto un po' più minimal appunto alla vostra casa, riducendo al minimo i complementi d'arredo e lasciando solo quelli più funzionali. La sobrietà è il fattore chiave del minimal style, naturalmente per chi piace. Niente ragazze, siamo arrivate alla fine di un altro video della nostra amata rubrica Dress Your Home. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete qualche trucchetto da suggerire a me e a tutte le nostre amiche che guardano questo video, e amici, assolutamente, per rinnovare spendendo niente o poco le nostre abitazioni. Sono curiosissima di leggervi, vi invito a lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e a suggerirmi anche nei commenti tutti i prossimi video che vorreste vedere nella rubrica Dress Your Home. Iscrivetevi qui al canale se non lo avete ancora fatto, cliccando appunto sulla mia faccina, e niente, io vi mando un bacio grosso e ci vediamo prestissimo. Ciao!